prossimo ospite di Tutto un Pop è il primo campione del programma televisivo Don't Forget the Lyrics, in onda sul 9, condotto da Gabriele Corsi. Il campione è pistoiese, è con noi Adriano Mariotti. Eccolo qua, Adriano. Ciao, ciao, complimenti, accomodati, il divano è tutto tuo. Benvenuto, certo. Benvenuto. Certo. Ehi, che eleganza. Prego, che eleganza. Guarda, ci hai messo su, arrivi da campione e ci metti subito fuori gioco, perché il baciamano alla scira, chi te l'aveva mai fatto? No, voi di sicuro no. Noi di sicuro no. Tanta pazienza, hai ragione Emanuele. Sì. Allora, Adriano, sì, innanzitutto complimenti. Grazie. Per questa tua vittoria. Dimmi un po', inaspettata? Totalmente inaspettata, perché sono partito con un amico senza nessuna aspettativa. Ecco, andiamo a Roma, proviamo a fare questo gioco. Così, visto una stringa in TV e niente, si è trasformato in un'esperienza incredibile, veramente. Senti, spieghiamolo per quei pochi che non lo sanno in che cosa consiste Don't Forget the Lyrics. È un format che va in onda sul 9, ma è un format che va in onda in tante altre nazioni del mondo. E ovviamente ricalca un po' il vecchio karaoke. Un karaoke 2.0, dove però c'è una grande componente di memoria, quindi dove appunto nel karaoke vengono tolte delle parole e diciamo, oltre al diciamo la componente musicale, bisogna ricordarsi le parole che mancano, quindi non solo devi cantare bene, ma devi ricordarti tutte le parole. Esattamente. Perché poi è quella cosa che succede, no? Quando siamo in casa a cantare e ogni tanto mentre canti quella cosa lì. Invece Adriano ha dimostrato di essere bravissimo e di conoscere a memoria parecchie canzoni italiane. Esatto. Senti, allora, diciamolo, tu insomma canti da una vita, sei venuto qui ospite a TVL un sacco di volte, quindi diciamo che è un po' il tuo mestiere. Sì, esatto, no? È una passione che mi porto dietro da sempre, da tutta la vita. E ma guarda che io conosco persone anche molto vicino a me che lo fanno da una vita e i testi e le canzoni non le conoscono. È vero. No, dicevo Elio, però insomma, vero? No? Ma ci è rimasto male, però è bravo. Faccio un applauso a Elio, perché sono cattivo. Prato, sono cattivo. Per me Elio è un idolo, perché comunque nella scena musicale pistoiese è un riferimento, ma non solo pistoiese ovviamente, dai Tarabaralla e poi sempre, veramente essere qui con te per me è un grande piacere. Mi fa piacere. Che bello questa manifestazione. Allora, ho preparato un piccolo contributo da farti vedere il momento nel quale hai capito di essere il vincitore di questa prima edizione del programma, quindi chiedo alla regia di mandarlo in onda. Adriano, per 12.000 euro dacci le 10 parole mancanti e stai sul pezzo. Adesso andate via, voglio restare solo con la malinconia, volare nel suo cielo. Non chiesi mai chi eri, perché scegliesti me, me che fino a ieri credevo fossi un re. Io mi metto da una parte, se sono giuste ti porti a casa 12.000 euro, più gli 11.000 che hai vinto, sono 23.000 euro. Ma soprattutto è già tuo il microfono d'oro che dimostra che sei il campione di questa edizione di Don't Forget the Lyrics. Antonella, Marco, maestro quando volete. Mi farò cadere ad uno ad uno, spezzerò le ali del destino. Segno il microfono d'oro che dimostra che sei il primo campione del torneo di Don't Forget the Lyrics. Grazie a tutti per averci seguiti, grazie alla Stai sul Pezzo Band, grazie a te, grazie Marco, grazie Scordinati, grazie campioni, grazie Super.
eccolo qua, sì, bellissimo, ha emozionato anche rivederlo, bello, bello, è stato poi tutto quello che si era creato in queste otto puntate, perché poi alla fine ne ho fatte sei, diciamo, del percorso normale più la semifinale e la finale del torneo dei campioni, quindi con tutti gli altri campioni che hanno vinto più puntate durante questa stagione, e si è creata appunto anche con loro una sinergia, un'amicizia, un gruppo che poi è andato oltre a tutto quello che era la competizione e che era anche la gara in sé, ecco, il premio non valeva più niente, cioè l'essere lì in quel momento lì e adesso, ecco, qui, il qui ed ora, è qui ora. Stato incredibile. Senti, visto questo era il pezzo finale, ti è toccato la canzone di Ranieri, Perdere l'amore, se non sbaglio vincitrice di Sanremo del 96. Ecco, quando hai capito che il pezzo finale era quello, cosa hai pensato, qual è stata la tua sensazione? Allora, ovviamente Perdere l'amore, per tutti quelli che si approcciano un po' al canto, è uno dei pezzi, diciamo, immancabili. Esatto. E ovviamente è una canzone che io adoro, e essermela trovata come canzone finale per me è proprio il completamento perfetto di quello che è stato il percorso nel programma. E poi dovete sapere che il nostro Adriano, qui ha cantato musica leggera italiana, però viene dal jazz, ha una jazz band, giusto? Ho un passato, diciamo, da piano bar, che poi con gli anni, trovando i musicisti giusti, mi ha permesso appunto di approdare al jazz e allo swing, e appunto la formazione che è la Mariotti Jazz Band, con la quale siamo esibiti anche qua a TVL, stiamo, diciamo, riprendendo in mano la situazione, stiamo creando qualcosa di sempre ovviamente improntato sullo swing, però un qualcosa di nuovo, e stiamo lavorando su uno spettacolo teatrale che anno nuovo dovrebbe andare, ecco, in scena. Facci sapere, noi siamo qui pronti a raccontarti. Senti, veniamo tutti da due anni durante i quali che fa spettacolo, che fa musica dal vivo, è stato fermo. Aver vinto questo programma ti ha dato una bella notorietà, insomma, diciamo che è un qualcosa che magari ti serve anche per riprendere la tua carriera artistica. Diciamo che avevo appeso il microfono al chiodo, come hanno fatto in tanti, perlomeno l'avevo messo in un cassetto socchiuso, e sì, effettivamente sì, questo sprint di non solo notorietà ma anche ecco, questa voglia di tornare a cantare mi è tornata tutta insieme, grazie anche al programma, e ovviamente, come hai detto bene te, è una situazione di cui abbiamo sofferto tutti, e prendo due secondi per dire, oltre a chi è sul palco e chi si vede, tutto l'indotto che c'è dietro, quindi tecnici, service, e quindi tutti coloro che lavorano dietro al mondo del stavo guardando nel frattempo che cerca l'impiego dell'uovo. Comunque, tutti quelli che lavorano dietro il mondo dello spettacolo hanno sofferto. È giusto ora tornare, anche come diceva prima Paolo dal villaggio di Babbo Natale, tornare a fare musica, a fare spettacoli, a fare quello che ci piace e ci riesce di più. Bene, complimenti ancora Adriano Mariotti. Però allora, noi abbiamo Adriano qua, allora, in totale relax. Qui le parole ci sono tutte, non le togliamo, no? No, le dimenticherò sicuramente senza la pressione. A parte le sai, secondo me, ti chiediamo un pezzo, che cosa ci canti? Vi canto Oggi sono io di Alex Britti. Bello, wow. Mi piace. Allora, Adriano, guarda, accomodati pure qua, io ti faccio la presentazione ufficiale, il campione di Don't Forget the Lyrics 2022, Adriano Mariotti, ha di tutto un pop con Oggi sono io. Adriano Mariotti! Se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,
musica potrei suonare ore e ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire neanche come stai. Come stai bene con quei pantaloni neri, come stai bene oggi. Come non vorrei cadere in quei discorsi già sentiti mille volte e rovinare tutto. Come vorrei poter parlare senza preoccuparmi, senza quella sensazione che non mi fa dire che mi piaci per davvero, anche se non te l'ho detto, perché è squallido provarci solo per portarti a letto. E non me ne frega niente se dovrò aspettare ancora per parlarti finalmente e dirti solo una parola. Ma non c'è più che posso, come il mare, come il sesso, finalmente mi presento. E così anche questa volta è già finita, non so ancora dentro come sei, non so neanche se ti rivedrò o resterà soltanto un'altra inutile occasione. E domani poi ti rivedo ancora e mi piaci per davvero, anche se non te l'ho detto, perché è squallido provarci solo per portarti a letto. Se non è successo ancora, aspetterò quando è il momento e non sarà una volta sola. Ma dolce più che posso, come il mare, come il sesso, questa volta lo pretendo. Preferisco stare qui da solo che con una finta compagnia. E se davvero prenderò il volo, aspetterò l'amore, amore sia, e non so se sarai tu davvero o forse sei solo un'illusione. Però stasera mi rilasso, penso a te e scrivo una canzone. Dolce più che posso, come il mare, come il sesso, finalmente mi presento, perché oggi sono io. Oggi sono io. Allora, campioni di Don't Forget the Lyric col microfono d'oro, te l'hanno dato loro. Questo è il microfono d'oro di tutto un pop che ti regaliamo noi. Attento che tinge ancora. abbiamo vinto con la bomboletta. Noi non siamo sul 9, siamo TVL. E siamo meglio. Allora, naturalmente. Allora, Adriano, grazie mille di essere stato con noi. Grazie. Torna a trovarci. Complimenti ancora per la tua vittoria. E a presto e in bocca al lupo per la tua carriera. Grazie, okay? Grazie a tutti. Adriano Mariotti, grazie. Noi invece ci vediamo tra pochissimo, tra un pop.